È convinta di aver fatto la cosa giusta, anche se adesso ha paura di ritorsioni e minacce da parte dei Novax. A parlarci è la piacentina che ha dato il via all'indagine sull'infermiera arrestata dai carabinieri, con l'accusa di far risultare positivi i tamponi rapidi per garantire Green Pass fasulli ad amici e conoscenti non vaccinati, oltre che di iniettare soluzioni fisiologiche al posto delle dosi anti-Covid, il tutto a pagamento. Quando il suo compagno è finito ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Piacenza in gravi condizioni, proprio a causa del finto vaccino che non l'aveva protetto dal virus, la donna non ce l'ha più fatta, ha segnalato ciò che stava accadendo. Io invece sono contrario a queste cose, così perché si muore di Covid e mio compagno è molto arrabbiato con me. Prima di riavvolgere il nastro, ci fa una premessa. Lei è vaccinata contro il Covid con assoluta convinzione. Il suo uomo, invece, non crede nel farmaco, o meglio, non ci credeva fino ad oggi, perché ora sarebbe intenzionato a vaccinarsi. Intorno a dicembre lei si è quindi accorta di qualcosa di anomalo. Guardando il suo cellulare ho scoperto questo messaggio di questa donna ed è saltato fuori che aveva conosciuto questa persona, era d'accordo di farsi fare, faceva finta di fare il vaccino, ma però il vaccino non veniva fatto. Lui la prima dose finta dove l'ha fatta? Qua all'arsenale. E quanto ha pagato? I 250. Poi a un certo punto il suo compagno ha contratto l'infezione da Covid, se l'è vista brutta. C'era il rischio anche di dover essere intubato e anche che poteva non farcela. Tra voi e l'infermiera c'è stato qualche confronto? Solo una volta che ho parlato al telefono, che perché lui era al telefono con lei quando ha scoperto di essere positivo e allora poi me l'ha passata, mi ha detto che aveva sbagliato a stare vicino a uno positivo, cioè lei ha detto che non doveva starci vicino, se proprio come dire un testone. In un momento di forte sconforto, la donna ha deciso di dire la verità. Ne ha parlato prima con un'educatrice a cui si rivolge per alcuni problemi, la quale ha trasmesso la segnalazione all'ASL e da qui si è mossa l'inchiesta coordinata dalla procura.